Bentornati sul canale del Blaze, io sono Mario e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Patenti di Vita. Prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi alla nostra pagina Instagram che troverete in descrizione. Di che cosa parliamo oggi? Sicuramente nelle altre puntate della rubrica Patenti di Vita abbiamo introdotto e discusso di argomenti controversi, opinabili, come la banned o le scuse di quando si perde, ecco, che potevano, come dire, instaurare una discussione. Io penso che l'argomento di cui tratteremo oggi metterà d'accordo proprio tutti, ovvero i premi che la Konami mette a disposizione nei grandi eventi, che sono assolutamente, credo, non all'altezza. Parleremo semplicemente di eventi grossi come il nazionale e l'ICS. Non parleremo di local e regionali, perché lì semplicemente va a discrezione del negoziante quanti premi mettere, come distribuirli soprattutto, quindi sicuramente c'è una maggioranza di negozianti onesti, bravi, e poi c'è una minoranza di ladri, perché comunque tutti nella nostra vita da players abbiamo sentito di negozianti disonesti, eccetera, eccetera. Non parleremo di quello, parleremo semplicemente dei premi fissi che sono a disposizione dei giocatori. Agli eventi, diciamo, l'ICS ci sono 4-5 volte l'anno, quindi diciamo che prendiamo questo evento come riferimento, ma anche al nazionale, all'europeo, insomma. Parleremo di questi premi. Ora io qui ho una griglia, ho stampato questa griglia dei premi dall'ICS di Londra 2018, ma poco importa, di fatto la griglia dei premi è identica per tutti gli ICS da diversi anni a questa parte. Potete notare, ecco, che questi sono i premi per la top 32. Vedete quante righe ci sono? C'è una a prima vista, dice: ah, mamma mia, quanti premi, se faccio top 16, top 32, top 8, quante righe, chissà i premi che vincerò. Poi uno li legge un attimo e si ferma a riflettere. Allora, qual è il problema alla base della questione, prima di analizzare i premi? Gli ICS, tanto per fare un esempio, hanno una media di partecipazione negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni soprattutto, che va da un minimo di 1.300, 1.400, 1.500, un massimo di oltre 2.000 persone. Il 200° ICS ad Utrecht, 2.500 persone, se non sbaglio, 2.300, non ricordo. Comunque erano 12 turni di Svizzera, quindi pensate un po'. Diciamo che noi europei abbiamo un ICS che è quello di Rimini, che di solito è quello che tocca i partecipanti più bassi per via del periodo particolare, fine estate, poi l'alto costo di Rimini, gli stranieri non sono incentivati, comunque più di quello abbiamo avuto nel 2018 Bochum, 2.000 persone, Utrecht oltre 2.000 persone, Londra 1.700 persone, ICS Milano 1.700 persone, quindi sono tornei enormi dove fanno top in 32. Cioè 32 cristiani su 2.000 persone fanno 9-2, 10-1, 11-0 e vanno in top. Quindi io mi auspico che i premi siano all'altezza della situazione, anche dal punto di vista economico che tratteremo dopo. Ma analizziamoli questi premi dell'ICS. Allora, innanzitutto voi vi iscrivete, 20 euro e vi danno 5 pacchetti, va bene, ICS. Poniamo che siate bravi e fortunati, come è giusto che sia, e fate il miracolo della vita. Io mi rivolgo al player medio, e attenzione, fate top all'ICS, quindi siete molto contenti. Il prestigio, la soddisfazione, il divertimento, il sentirsi realizzati rispetto all'idea del mazzo che avete avuto e come l'avete giocato, vi ripagano fino a un certo punto. Bisogna concretizzare. E allora andiamo. Poniamo che voi fate top, però poi in top 32 venite subito eliminati. Vabbè, sono deluso, ho fatto top, sono subito eliminato, per cavolo. Chissà i premi che mi aspettano. Yu-Gi-Oh! Championship Series Top Cut Game Mat, ovvero il tappetino dell'ICS. Vabbè, ci sta. Il tappetino viene garantito a tutti coloro che fanno top 32 all'ICS. Quindi anche top 8, top 4, eccetera. Tappetino? Bello da avere come ricordo? Oppure lo regaliamo ad un amico e in cambio ci dà 150 strette di mano, 200 abbracci? Cercate di capirmi, perché non posso dirlo a voce, che poi chissà che magari mi bannano. Quindi avete il tappetino, che ha un certo valore.
Ci sta. Però, ripeto, sono uscito in top 32, non mi daranno solo il tappetino. Ma no, assolutamente, guardate. Qualificazione al prossimo europeo. La qualificazione al prossimo europeo. Perché io che faccio top 32 ad un ICS non sono capace di fare quinto in un regionale di 30 persone e qualificarmi. 8, 16, 24, 32, quarto e qualificarmi all'europeo. Cioè uno dei premi di una top all'ICS è darmi una cosa che otterrei comunque, perché nei regionali fai che non mi qualifico nei primi 2 mesi, ma ci sono 10 mesi di regionali, poi gli inviti vanno a scalare perché gli altri sono già qualificati, quindi io se sono capace di fare top all'ICS penso che sono capace anche di arrivare all'europeo. Ma non è finita qui, c'è un terzo premio, quindi voi top 32 vincete MAT, invito e poi però arriva la bomba, eh? I punti per il mondiale. Mi serve ancora questo foglio. I punti per il mondiale. Va bene, ci sono dei giocatori, un ristretto numero di giocatori che concorrono per il mondiale. Tra l'altro quest'anno la regola è cambiata, se non sbaglio i primi 8, poi si fanno la top 8 il venerdì, eccetera. Vabbè, ma non è un premio che puoi spacciare come al pari degli altri. Ci sono dei giocatori competitivi a livello mondiale che vogliono arrivare al mondiale, quindi hanno la capacità di fare top a diversi eventi, di viaggiare in giro per l'Europa e fare top a quegli eventi, ma tu non puoi spacciare questo premio come un premio specifico per qualsiasi giocatore, perché un player medio, anche se fa top all'ICS, comunque non è che va al mondiale. Fa quella top e vuole avere un qualcosa di sostanzioso per quella top e tu non gli dai niente. Finito, i premi in 32 sono questi. Passiamo alla top 16. Avete il matto, ovviamente. 24 booster packs, un box. Quindi in pratica la top 32 di un ICS, quando poi affrontate il vostro avversario in top 32, diventa un win a box del local, cioè se vincete voi avete un box. Top 16 di un ICS di 2000 persone. Prendiamo atto. Ovviamente sono inclusi anche nella top 16 a salire i punti per il mondiale e l'invito all'europeo. Attenzione, mica sono avari quelli della Konami. Top 8, esperienza che ho vissuto in prima persona perché fui eliminato in top 8 in un ICS. Oh, vinci, oltre al MAT, eccetera, la PlayStation 4. Sì, io non sono mai stato un appassionato, soltanto le prime due play. La t-shirt in edizione limitata che un giorno vedrete. Vabbè, vince la PlayStation 4, anche qui sì, ma se io regalo ad un amico la PlayStation 4 e lui mi dà quanto? 250 abbracci, 300 strette di mano, non penso che mi ripaghi di tutto quello che ho speso per arrivare lì. Ci torneremo dopo. PlayStation 4, vabbè. Però vincete l'intervista nel coverage che vi fanno il profilo, quello è bello. Poi vabbè, quarto, terzo, secondo e primo posto. Qui era top 4. Diciamo che chi perde poi in top 4 arriva terzo, quarto a seconda di classifiche avulse. Che non so. Comunque, se arrivate qua, siete sfigati e il tipo Konami vi dice: siete arrivati quarti e non terzi, vincete solo la PlayStation 4 come la top 8. Quindi praticamente cornuti e ammazziati. Mentre se arrivate terzi, non so per quale praticamente motivazione, non ricordo se arrivate terzi, se perdete con quello che poi vince l'evento, dovete fare un terzo e quarto posto. Non ricordo. Comunque, vincete la copia della Super, la Prize, insomma. In questo caso, in questa stagione, c'è il Chaos Emperor, il drago dell'Armageddon, ispirato al vecchio Chaos Emperor. Quindi vincete una Super, una Prize. Che se la regalate a un vostro amico, eccetera, bla bla bla, diciamo che potete guadagnarci un 500-600 pacche sulle spalle. Poi la Minerva costava anche di più. Poi ICS Bronded Premium Messenger Bag, una borsetta praticamente. Hanno queste chi arriva secondo, vabbè. Sì, se arrivi secondo, oltre alla Prize, oltre alla PlayStation 4, vinci una borsetta. Vabbè, e invece al primo posto effettivamente ci sono dei premi, penso, all'altezza della situazione. Vincete il trofeo, vabbè, ve lo tenete come ricordo, la copia ultra rara della Prize che vale tantissimo, la borsettina, una PlayStation 4 e poi viaggio gratis per l'europeo. Ora, il discorso qual è da fare? Se io sono un giocatore competitivo e posso permettermi di partecipare all'ICS, me lo posso permettere economicamente. Che cosa vuol dire?
che io posso permettermi il mazzo da meta, che non costa poco, fra archetipo e staple, entrap, eccetera. Archetipo engage costa 60-70 euro l'una. Costava. Siamo sui 300 euro di spesa, poi partendo un mazzo da zero 500 euro, sicuro. E soprattutto il viaggio per andare fino a lì, per andare a Düsseldorf, per andare a Utrecht, per andare a Berlino, per andare a Londra. Mamma mia, ragazzi, a Londra veramente mi spenna. Biglietto aereo, prendete l'offerta, 50 euro, 60 euro, ok. Airbnb, l'appartamento, l'hotel. 60-70 euro, ok, però spostamenti lì di mezzi, mangiare, voi almeno 3 notti ci dovete stare lì, insomma, se ne vanno altri 200 euro, quindi investimento per andare lì, me lo posso permettere. E se tu mi ripaghi con un box nella top 16, ma veramente stiamo scherzando? Cioè, questo è il discorso. Citiamo brevemente il Lazio, che poi pure qui, vabbè, diciamo il Lazio invece una volta l'anno, vabbè, sempre a giugno, si sostanzia in... si sostanzia, che cosa ho detto? Diciamo che ha in media dai 600 agli 800 partecipanti, quindi di meno ovviamente rispetto all'ICS. Qui che cosa succede? La top è 64, però potete fare top 128, ovvero non entrare nelle eliminatorie, ma avere comunque gli stessi premi della 64, che anche qui, vabbè. Top 128 e top 64 prendete il mat del nazionale, che vale 0, vale 20 euro, più le sleeves, quelle dell'europeo, le volevo anche portare ma mi sono dimenticato. Quindi sia 128 che 64, cioè voi 64 cominciate da Top Cut, perdete subito come è successo a me nel 2016 e pensa, vabbè, uffa, però vinco qualcosa, vinco qualche... la bustina me la date? No, voi vincete uno stupido mat e delle stupide sleeves. Fine. Top 32 del nazionale, 20 buste, manco un box e non ci arriviamo neanche, vabbè. Top 16, 36 buste. Top 8, 54 buste, dovrebbero essere due box, no, pure di più, due box e mezzo. 72 buste la top 4, poi il primo e il secondo vincono la prize. Il primo posto vince il viaggio gratis per l'europeo, il secondo vince la Nintendo Switch. Mi ricordo che il padre di Flavio si fregò la Nintendo Switch. Vabbè, queste sono cose cui non posso entrare. Qual è il discorso? Non chiediamo la luna, io penso di parlare a nome di tutti i player, nessuno chiede una PlayStation 4 ad ogni partecipazione, però ecco, bisognerebbe almeno raddoppiare la ratio di questi premi CS, ovvero dare la play alla top 16, dare un box alla top 32, cioè penso che ve lo possiate permettere. Diminuire cavolate come la borsetta, ma poi spacciare l'invito all'europeo e i punti per il mondiale come premi concreti, questo è sbagliato, è uno specchietto per le allodole. Cioè la Konami ha introdotto una buona cosa, che sono i punti dei side event, però ecco, su questa cosa dovrebbe assolutamente migliorare, perché se paragoniamo Yu-Gi-Oh! Ad altri giochi più o meno diffusi, famosi come i Pokémon, gioco di carte collezionabili, Magic, vi danno i soldi. Ecco, quindi direi che è assolutamente assurdo che noi nel 2019 dobbiamo spendere così tanto per mazzi, viaggi, eccetera, per essere ripagati con dei premi veramente fuori luogo. Detto questo, io vi ringrazio, scrivete nei commenti se siete d'accordo, ma siete d'accordo, e parlatemi delle vostre esperienze, se vi hanno in qualche modo... Ah, no, perché ricordiamo una cosa, la PlayStation me la feci spedire all'epoca nella top 8 e praticamente mi arrivò fine ottobre, feci top all'ICS, arrivò il 23 dicembre, giusto per completare la situazione. Bene, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.